Salve a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di TG Smerino. Vogliamo dedicare questa puntata all'uscita di un libro scritto da un nostro compaesano Alessandro Tossigi in collaborazione con Antonio Di Renzo. Il libro si intitola Smerillo, aspetti naturalistici e botanici di un territorio, ve lo facciamo vedere. In questo libro troviamo tre parti principali, uno che descrive un po' la storia di Smerillo, una seconda parte dedicata agli aspetti naturalistici e ai luoghi più interessanti per quanto riguarda la natura smerillese e una terza parte dedicata alla botanica smerillese e dei dintorni. Sabato 17 maggio 2014 avverrà la presentazione di questo libro presso la chiesa di Santa Caterina. Per cui siamo andati ad intervistare i due autori di questo libro. Il progetto era diciamo, di una semplice archiviazione di campioni verbali. Poi col tempo è maturata questa idea. Ci sono tante cose da vedere. Innanzitutto dobbiamo dire che questa è nata come qui nel territorio di Smerillo, è nata un'area faunistica protetta negli anni 70 attraverso delle leggi regionali. Poi quest'area floristica successivamente è stata ampliata con l'istituzione di un sito di interesse comunitario. È nata l'area floristica perché praticamente ci sono piante, soprattutto molte specie di orchidee che sono protette da norme nazionali, internazionali. Poi anche dal punto di vista faunistico è un sito di importanza perché quindi pensa Falco Pellegrino. Più che altro c'era una segnalazione sulla flora del Pignatti e qui segnalava unica segnalazione per tutte le Marche della mandragora. Ma no, su tutto il territorio nazionale. Addirittura, sì, ma sì. Per le Marche era unica segnalazione. Io mi sono occupato della ricerca bibliografica e ho steso, tra virgolette così, lo scritto, i testi e quant'altro. E Alessandro invece si è occupato della parte grafica, delle foto, che è veramente un maestro nel fotografare, dei disegni, dell'impaginazione. Insomma, una ricerca che è un punto di partenza per eventuali ricerche future che diventeranno una cosa che bisogna motivo di confronto, sottolineare, una cosa che ci fa onore. La presentazione di questo volume è stata fatta da Aurelio Manzi. Passiamo ora la parola a John McCormack, un noto professore scozzese che ha studiato per anni gli aspetti della botanica smerillese. Siamo qui presenti con un noto naturalista che ci accompagnerà a vedere la natura smerillese. Professore? Hi everybody, let's go to show you the naturalistic fit. Professore, venga su! Professore, non credo sia il caso di seguirlo. Linea allo studio. Ma a TG Smerillo abbiamo avuto anche l'onore di ascoltare il parere di un importante professore luminario universitario, il dottor Franz von Isenberg. Ascoltiamo. Buonasera, professore. Incominciamo subito con una domanda sul territorio smerillese e bene, i suoi aspetti naturalistici. Guten Abend. Sì, bene, e un'altra domanda che credo che lei mi può rispondere. Quali sono, diciamo, le piante protette a Smerillo e soprattutto i fiori? Quale frase? We have the Wolfenbrocken Arboretorium. Das Brand, che è un fan di Ese, Andese, e Funtes Brand, io. Bene, salutiamo il professore qui presente e lo ringraziamo per la sua disponibilità e arrivederci. Grazie. E questa edizione del TG Smerillo finisce qui, ci vediamo alla prossima puntata, arrivederci.